In questo splendido palazzo, che all'epoca dei fatti era il castello di Frosolone, si è svolta una delle più drammatiche questioni, dei più drammatici fatti riguardanti l'Inquisizione del Molise e non solo. Facciamo un po' il punto della situazione. Siamo agli inizi del 1300 e i minoriti dell'ordine francescano, sospinti dal messaggio dell'esempio del fondatore, dallettati dalle prospettive rinnovatrici del gioachimismo, miravano a fare della povertà più radicale e assoluta la caratteristica basilare della Chiesa e del papato, col conseguente abbandono di ogni potestà terrena. Papato però ritenne eretico questo particolare tanto radicale della dottrina dei minoriti ed affidò ai domenicani l'incarico di combattere dall'eresia con gli strumenti dell'Inquisizione, e furono fra Gerardo e fra Dolcino da Novara ad aprire la serie delle vittime dei processi inquisitoriali. Quando però al papato salì Papa Celestino, le cose migliorarono. Il papa ordinò di vivere in assoluta conformità alle regole di San Francesco e con una lettera consegnata a loro diede il permesso di obbedire a Fra Pietro da Macerata come alla sua stessa persona, aggiungendo che per onore et pace dei frati minori non si chiamassero essi pure frati minori, ma frati eremiti o eremiti poveri. Quindi li raccomandò al cardinale Orsino. Ma alla morte di Celestino, con la salita al soglio pontificio di Bonifacio VIII, Fra Pietro da Macerata, che aveva assunto il nome di Fra Liberato, e Fra Angelo Clareno, per sottrarsi ai prevedibili imminenti pericoli con i loro seguaci, nel 1295 ripararono in Acaia, presso una remota isola del Golfo di Corinto. Ma il loro esilio volontario non valse ad attenuare la rivalsa persecutoria del papato e soprattutto dei frati domenicani. Ma anche in Acaia i fraticelli furono raggiunti dall'ira di Bonifacio VIII, il quale ordinò al patriarca di Costantinopoli e agli arcivescovi di Patras e di Atene di procedere contro di loro. In Italia invece la persecuzione fu affidata all'inquisitore domenicano Fra Tommaso di Aversa. Nel 1303 i frati decisero di rientrare in Italia dalla Caia, quindi dalla Grecia, per parlare direttamente con Benedetto XI, che però muore durante il viaggio. Succede che i fraticelli troveranno ospitalità nei pressi di Civitanova del Sannio e soprattutto ospitati dal grande giureconsulto Andrea di Sernia. Ma Fra Tommaso, l'inquisitore, li invita al castello di Frosolone. E che succede? Però succede un fatto particolare. Mentre si passava dinanzi alle terre che erano state assegnate ai fraticelli, si scatena una tempesta così forte, così violenta, da impressionare l'inquisitore, che quasi quasi lo prende come un segno e sostanzialmente decide di lasciare andare i frati e di lasciarli tornare alle loro terre. A un certo punto però muore Fra Liberato e cambia lo scenario. Tommaso riprende vigorosamente il processo per eresia contro i frati e anche contro quelli del convento di Sant'Onofrio. Non solo, coinvolge anche alcuni abitanti, alcuni cittadini di Frosolone. Far sì che molti più frati fossero catturati, decide di mandare una lettera alla cittadinanza, una pie fraudis in realtà, una lettera in cui sostanzialmente esalta l'operato dei fraticelli e li invita, promettendo di presentarli definitivamente al clero. A Frosolone inoltre raccoglie ben 42 frati e dopo una predica accorta al popolo, in cui elogia gli uomini come uomini di Dio, come uomini santi, sostanzialmente convince i frati a seguirlo.
ma nel momento in cui furono tutti radunati al castello, cambiò radicalmente posizione e denunciò tutti come eretici, iniziando ovviamente la fase delle torture. Tuttavia, l'inquisitore non fu bene accolto nella sua attività né a Frosinone e né successivamente a Trivento, e quindi dovette spostare questa attività a Roccamandolfi, dove un signore compiacente sostanzialmente gli diede la possibilità di effettuare le torture. Durante le torture, ricordiamo, se si concretizzavano in sospensioni alle travi, sassi attaccati alle pietre, raschiamento della pelle, immersione in acqua ghiacciata, molti dei frati e delle persone che erano sottoposte al processo ovviamente morirono. Il processo si concluse nel 1305 con un decreto reggio che volle che sostanzialmente i frati furono condannati a camminare nudi e flagellati per le vie di Napoli, dovettero essere marchiati con una croce e condannati all'esilio. Ma come spesso accade, il destino è galantuomo, tant'è che fra Tommaso d'Aversa, l'inquisitore, cadde infermo alla fine del procedimento e dicono che fu preso da disperazione, al punto tale che in punto di morte abbia detto: «Cosa dirò a Dio io che per sola cattiveria e tanto ingiustamente ho oppresso, diffamato e maltrattato i migliori dei servi di Dio?» E non solo, anche lo stesso re Carlo nel 1309, morì nel 1309, e in punto di morte scrisse al pontefice di allora pregandolo di non perseguire più i frati e i fraticelli, che in fondo non facevano altro che seguire il dettame della umiltà e della vita di penitenza. E quindi finisce qui, proprio qui a Frosinone, dove mi trovo adesso, questa storia ingarbugliata, interessante, che riguarda l'Inquisizione in Molise.